premi sono premi pensati per aiutare le start-up a crescere, ok? Quindi sono tutte cose che vi possono aiutare a sviluppare il vostro business. Quindi comincerei dal premio speciale, chiamerei Andrea Risa di MainADV. Andrea, un applauso per Andrea. Il quale, Andrea, intanto ci dici due parole su MainADV, sul premio che oggi darai e sull'azienda che hai scelto per essere la vincitrice. Allora, salve a tutti, sono Andrea Risa, General Manager della MainADV. MainADV è un'azienda leader per il marketing online in Italia e in altri 11 paesi. E siamo qui perché io stesso sono stato ho partecipato al percorso dell'innovazione parecchi anni fa e conosciamo bene le problematiche delle start-up. Quindi siamo qui per aiutare, in questo caso, una start-up selezionata da noi, per aiutarla a fare la parte, compiere il passo più difficile, che è quello di crescere, portare traffico, monetizzare il più possibile la propria invenzione. È quasi un evento catartico, lo startupparo di qualche anno fa che oggi dà il premio, signore, questo è... generazionale. E quindi vogliamo aiutare, in questo caso almeno una startup, con un premio che è equivalente a 1000 euro di traffico su internet, campagne di marketing su internet, più nostre consulenze gratuite per aiutare a crescere. Detto questo, la startup che vince il premio MainADV al premio Startup Business 2011 è? Restopolis. Ecco. Brevemente, solo per dire le motivazioni del premio, che vediamo che il modello è un modello B2C transazionale che permetterà sicuramente con gli appositi giusti strumenti di marketing di crescere velocemente e creare a livello internazionale un'ottima community di persone a cui piace il buon cibo per andare a ristorare. Quindi noi ci sentiamo tutti accompagnati da questo episodio e vediamo che cosa ci sia. Grazie. Complimenti. Targa, foto, premiato, momento catartico. Sì, fra un paio d'anni lui premierà, esatto, preparati almeno che premierai, dovrai premiare qualcuno. Almeno, vieni qua, almeno, vieni a dire due parole sulla tua startup, meglio che lo dici tu che così è andato un po' in confusione, io non l'ho chiamato, vai. Fa mangiare bene, intanto. Allora, va bene, prima di tutto ringrazio per questo premio e poi, come diceva giustamente lui, siamo qui per fare business, quindi speriamo insomma quello che sarà la conseguenza di questo evento. Restopolis è una piattaforma di prenotazione dei ristoranti via web e via smartphone con la disponibilità in tempo reale, quindi la conferma è immediata. Coinvolge tutti, quindi insomma registratevi, scegliete i vostri ristoranti, mangiate, scegliendo bene ovviamente, spendendo giusto e poi lasciate anche il vostro feedback per contribuire insomma alla creazione dei contenuti, perché i contenuti insomma sono creati dai vari utenti che lo utilizzano. Grazie. Grazie. Complimenti. Pier Antonio, mi aiuti a dare il terzo premio? Il terzo premio consiste? Ah, guarda, mi prendi impreparato. Ok, allora, fa lo spiritoso. Allora, consiste nel avere uno stand gratuito anche a Percorso di Innovazione 2012. Come ho detto, la giuria, insomma, i voti erano molto testa a testa, per cui per il terzo posto abbiamo due ex aequo e queste due aziende sono una che si chiama? K-Secure PC. Giovani startup, no, ma lui ce li hai, Giovani. Faccio vedere gli altri più giovani. Quindi mi raccomando, voi almeno un anno dovete ancora vivere, perché sennò poi lo stendono l'anno prossimo. Eventualmente lo stand lo montiamo anche a casa vostra, perché siamo in grado con un sistema ad hoc on demand di costruirvelo. Il visitatore però no, dovete venire a prenderlo in fiera. E ci raccontate cosa fate? Sì, lo faccio.
facciamo vedere. Lo facciamo vedere, facciamo questo dispositivo fortemente innovativo che è una pen computing, quindi potete avere il vostro ambiente di lavoro portatile, completamente protetto, e potete continuare a lavorare su tutti i PC che trovate in giro per il mondo, con un altissimo grado di protezione. Grazie. Venite a vederlo. Stand E21. Grazie e complimenti. Ok, sempre lo stand a percorso di innovazione 2012 lo vince anche Wii Sport. Wii Sport, eccoli. Wii Sport, prego. Wii Sport che giocava a pallone nei corridoi. Dai, mi ha chiamato la sicurezza. Prego. Esatto, stamattina sì, eravate lì tutti. E quindi? Wii Sport è una piattaforma che permette a tutti gli sportivi di qualsiasi sport, abbiamo 270 sport in indice, di trovare le persone che praticano lo stesso sport negli stessi orari, nello stesso posto, negli stessi giorni, organizzare partite e chiedere consulenza a professionisti dello sport e prenotare le postazioni sportive direttamente online. Il nostro modello di business principalmente in questo momento è dato da alcune aziende con le quali abbiamo firmato il contratto, tra cui Parmalat, Nike e Cisalfa, che utilizzano la piattaforma per mandare informazioni tecniche dettagliate senza il brand, legate sempre al mondo sportivo. Grazie, complimenti anche a voi e ci vediamo l'anno prossimo, mi raccomando. Grazie. Ciao ragazzi. Molto bene. E quindi questo è il momento del secondo posto e quindi io chiamo Giuseppe Sini in Rete Elite. Eccolo qui Giuseppe, benvenuto, un applauso anche a Giuseppe. Rete Elite regala, offre, propone, premia con? Rete Elite offre al secondo classificato un anno di contratto di servizio presso uno dei nostri 19 data center dispersi sul territorio nazionale, di un cabinet completo e 100 megabit di banda internet al 100% garantiti. Benissimo, ottimo, questo è molto utile. E vince questo premio la società? The winner is. The winner is. Apriamo la targa, hanno fatto una targa bellissima. Stamattina, aspetta che ti aiuto. Io lo so. Ok, vai. The winner is Video Template. Video Template, bravissimo. Gira premio a favore di Vicini. Fotografo. Cini. Tutti e tre. Hop. Allora, grazie. Raccontaci di Video Template. Sì, noi siamo videomaker, creiamo videoproduzioni professionali in cui l'utente finale può con poche operazioni inserire quelli che sono i suoi contenuti multimediali all'interno di modelli preimpostati. Quindi sono video professionali low budget che l'utente con semplicità è in grado di personalizzarsi. Ottimo lavoro, bravi ragazzi. Vi servirà molto questa struttura, eh? Grazie anche a Giuseppe e siamo giunti al primo premio e quindi io invito Mario Fontana, detto Le Fontaine, di Microsoft a annunciare la vincitrice del primo premio di questa edizione, il premio Startup Business. Grazie a te, te lo ricordi? Sì. No, devo guardare per evitare di dire il nome sbagliato. The winner is Liquid Web. Liquid Web, cosa vince Liquid Web? Per la startup abbiamo pensato un pacchetto abbastanza immateriale, perché come Microsoft lavoriamo, come ben sapete, non essendo proprio una tipica startup, però abbiamo un programma dedicato fortemente all'innovazione che si chiama Bizpark per le startup,
Quindi al vincitore forniremo 3 giorni di consulenza di un senior architect per aiutarvi nell'adozione delle piattaforme cloud, vi dicendo. Ci sarà l'accesso diretto a BizSpark, il nostro programma appunto che vi dà accesso a tutto il software Microsoft. E la cosa che non era materiale, ma per i problemi di spedizione, perché è appena uscito di nuovo il primo mondiale. Mondiale, lo slate Samsung della nuova generazione, che doveva arrivare in questi giorni, purtroppo le spedizioni non hanno assistito e quindi nei prossimi giorni vi arriverà lo slate nuovo di Samsung. Grazie. Facciamo dire 2 parole anche a Pasquale. Grazie, bravissimi. Va bene, io ricordo a tutte le altre startup che non hanno vinto questi premi che vinceranno un finanziamento che spero arrivi per tutti a seguito degli incontri di ieri, e abbiamo ancora la giornata di domani poi per sviluppare ulteriori business. Grazie a tutti, a domani.